A giugno gli italiani hanno pagato 64 miliardi di tasse. È la stima dell'ufficio studi della CGA, secondo cui l'impegno economico più gravoso ha riguardato il pagamento delle ritenute IRPEF dei dipendenti e dei collaboratori, che ammontano a 14 miliardi. Per i contribuenti con scadenza mensile, il versamento dell'IVA relativo al mese di maggio ha toccato i 13 miliardi. Altrettanto oneroso è stato il versamento del saldo 2022 e dell'acconto 2023 relativo all'IRES. Le imprese hanno versato all'erario 12 miliardi, il pagamento della prima rata dell'IMU Tasi sulle seconde e terze case, sui capannoni, gli uffici e i negozi è costato quasi 10 miliardi. Il saldo 2022 e acconto 2023 dell'IRAP invece hanno prelevato dalle attività produttive 5 miliardi. L'IRPEF è costata 3,7 miliardi, mentre la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ha consentito alle multi-utility che gestiscono questo servizio di incassare quasi 3 miliardi. A maggio il tasso di inflazione nei 20 paesi dell'Eurozona è sceso al 6% rispetto al 7% registrato ad aprile e all'8% di un anno prima. Lo rende noto Eurostat. Resta elevato il tasso di inflazione di alimentari, alcolici e tabacco, seguiti dai beni industriali non energetici. Dall'Istituto di Statistica Europeo arriva anche il dato del tasso di disoccupazione per l'Eurozona. È rimasto stabile al 6,5% rispetto ad aprile e in calo dal 6,7% di un anno prima. Nell'Unione Europea è sceso al 5,9% a maggio rispetto al 6,1% di un anno prima. Quasi 13 milioni sono le persone disoccupate nell'Unione e 11 milioni nell'Eurozona, un dato in calo in entrambe le aree. Il tasso di disoccupazione giovanile è stato pari al 14%. A maggio 2 milioni e mezzo di giovani sotto i 25 anni erano disoccupati. Rispetto ad aprile la disoccupazione giovanile è aumentata di 21.000 unità nell'Unione e di 11.000 nella zona euro. 200 milioni per rilanciare il turismo sulla neve. Il Ministero ha pubblicato l'avviso per tutti gli esercenti che intendono ammodernare e mettere in sicurezza gli impianti invernali di risalita e l'innevamento artificiale. Lo stanziamento dei fondi è finalizzato a sostenere un asset portante dell'economia, favorendo l'attrattività turistica delle montagne, ha commentato la ministra Daniela Santanchè. In questo modo saranno favoriti i flussi di persone grazie a un completo restyling e ammodernamento delle strutture e degli impianti, ma soprattutto grazie alla garanzia di un innevamento anche laddove dovesse mancare quello naturale. Tra gli interventi che rientrano nel finanziamento si contano l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili, la ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innevamento delle piste, quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico e altre soluzioni innovative, la sostituzione, dismissione o ammodernamento degli impianti di risalita. Il fondo sarà valido per 4 anni, dal 2023 al 2026. Le misure sono indirizzate alle imprese impegnate in attività come gestione di funicolari, ski lift e seggiovie e gestione di impianti sportivi polivalenti. La ripresa economica spontanea in Italia non è sufficiente ad assicurare lo sviluppo economico e sociale della nostra nazione. Oggi più che mai l'importanza di mettere a terra il PNRR nella sua interezza, nonostante le mille difficoltà, è importante. Di fronte ad una crisi organica, il governo non ha la possibilità di trovare il bandolo della matassa da solo e soprattutto sa bene che senza gli investimenti previsti dal piano di ripresa e resilienza diventerà improbabile continuare con la crescita spontanea dell'economia.